Noi lavoreremo come abbiamo sempre deciso di fare insieme. Ogni suggerimento, ogni opinione, soprattutto quando espressa a questi livelli, noi la pigliamo in considerazione, però è da sottolineare che quella scelta viene fatta proprio per andare in controtendenza rispetto a un'immagine che gestioni politiche del passato avevano fatto caratterizzare Napoli e Scampia con i rifiuti, cioè l'impianto e gli impianti che noi realizzeremo nella città di Napoli, nella città metropolitana, che non saranno mai inceneritori e ovviamente mai discariche, sono tutti impianti che non hanno una percentuale su 100 di inquinamento e di impatto ambientale, anzi trasformano in rifiuto, in prodotto organico, senza nessun tipo di inquinamento, di cattivo odore e di altro, creano lavoro, riqualificano il territorio, consentono di fare infrastrutture in quella zona, poi indipendentemente dall'impianto di compostaggio, grazie a questa iniziativa si sistemerà tutta la situazione del campo rom e dell'apertura dell'asse viario, quindi non c'è nessun pericolo e siamo pronti come sempre a guardare in modo laico ogni punto della città e della città metropolitana, ma non farei, e su questo non sono d'accordo, nessun tipo di equiparazione, diciamo, tra degrado passato, non di questa amministrazione, che è stato fatto in quel territorio e come a Napoli, rispetto a impianti che non hanno nulla a che vedere con l'inquinamento e con la gestione del rifiuto che non ci appartiene. Io vorrei sottolineare che se non fosse stato per la determinazione, il coraggio e la forza di questa amministrazione, noi avremmo avuto 2 milioni di tonnellate di discarica tra Napoli, Chiaiano, Marano, Mugnano e Quarto, avremmo avuto l'inceneritore e se non ci fosse stata la forza e la determinazione di questa amministrazione non avremmo avuto il dietrofront nettissimo che la Regione oggi ha messo in campo grazie all'intervento del Presidente De Luca. Quindi fin quando io sarò Sindaco di Napoli non ci saranno inceneritori, non ci saranno discariche, non ci sarà emergenza ambientale, non ci sarà camorra, non ci saranno cricche, non ci saranno impianti di qualsiasi tipo che saranno inquinanti. Quindi voglio rassicurare tutti da De Luca e consentitemi, più che De Luca, voglio rassicurare gli abitanti della mia città che vengono prima della politica, delle strumentalizzazioni e dei cambi di casacca che ogni tanto vengono fatti dalle parti politiche di turno. Noi abbiamo una coerenza dall'inizio fino alla fine e quella è la nostra linea. Io trovo un po' di difficoltà a commentare annunci che non si traducono mai in realtà, perché diventa la politica del nulla. Cioè, finora il Presidente del Consiglio ha annunciato nel corso di questi mesi, di questi anni, una serie di cose che in realtà non ha fatto e le cose che ha fatto sono state particolarmente dannose. Allora, di per sé, se uno dice annuncio che vengono eliminate le tasse, se facciamo un referendum qua davanti, siamo 10 di noi, siamo tutti quanti contenti. Il problema è che però chi ha una responsabilità politica e istituzionale deve spiegare quello che dice. Cioè, siccome oggi l'Italia non si può permettere dall'oggi al domani tagliare le tasse, lo sanno tutti, perché è un paese che non è uscito dalla crisi, sono i vincoli europei e quant'altro, quindi bisogna essere chiari. Oggi l'operazione a cui pensa il governo, a mio avviso, è duplice. Da una parte fare propaganda, perché il governo sta in difficoltà e vuole far crescere il consenso nel paese annunciando, così come faceva Berlusconi, che poi non ha mai fatto, il taglio delle tasse. Dall'altro lato dà un messaggio molto chiaro, che lui continuerà a tagliare i servizi dei cittadini sul territorio, cosa che lui qua sta facendo concretamente. Mentre fa una propaganda nazionale sul taglio delle tasse che non fa, taglia ai servizi delle città, ai cittadini, ai sindaci. Quindi se oggi da Milano a Palermo non si riescono a riempire, passando anche per Napoli ovviamente, tutte le buche delle nostre città o a garantire tutti i servizi, e anche e soprattutto per le politiche renziane, che sono in esatta continuità con le politiche di Berlusconi, Monti e Letta. Quindi io personalmente non ci credo a questo annuncio del Presidente del Consiglio, la considero propaganda e anzi sono molto preoccupato del fatto che lui sta continuando, se vi andate a vedere il suo progetto, sono ulteriori tagli agli enti locali, che significa tagli ai cittadini, non è il taglio al sindaco Tizio, al sindaco Caio, significa tagliare al trasporto pubblico, tagliare alla manutenzione delle scuole, tagliare alla sicurezza. Ecco perché noi siamo molto critici, tanti amministratori, poi c'è chi lo dice con più forza, chi lo dice con meno forza, chi è più libero di poterlo dire, ma c'è un'insoddisfazione crescente nei confronti delle politiche del Presidente del Consiglio. Quindi io commento questa dichiarazione come pura propaganda.